Mi chiamo Nadia e vengo dal Marocco. Ho fatto una visita al museo con un gruppo di amici che ho incontrato questo stesso giorno. Non è stata una visita normale, ma piuttosto un viaggio o un'avventura. Quando vaghi per i corridoi del museo, che è dominato di una strana calma, senti se come tutto ti sta parlando, tutto ti chiama e racconta la sua storia. Mentre vagavo nel corridoio del museo, l'odore delle rocce mi attirava e mi portava verso il passato, in particolare verso la casa di mio nonno, che si trova nelle montagne atlantiche, dove ci sono le stesse rocce. E quando viaggiavamo nella macchina, io e i miei fratelli, ricordo che io sempre sedevo vicino al fenestrino, così poter sentire bene quell'odore delle rocce. E quando ero ferma davanti all'acquario a ammirare la bellezza di questi colori e di queste specie meravigliose, un piccolo pesce ha attirato la mia attenzione. È un pesce che si chiama il pesce cardinale di Bangai. La sua particolarità è di tenere le uova dentro la bocca per 3 settimane. Ho visto me stessa in quel pesce, mi sono trovata davanti a tutta la mia storia, a tutti i miei sacrifici che ho fatto verso i miei figli. Questo ho visto che per me è stato un punto di somiglianza fra me e Gogò, che è il nome che ho dato a questo pesciolino. كل منا يسبح في عالمه والهدف يبقى واحد. Ognuno di noi nuota nel suo mondo e il nostro obiettivo rimane lo stesso.